Siamo soli nella nostra galassia? I grilli. Beh, sì, quasi certamente siamo soli. Ma forse esistono altre civiltà nascoste da qualche parte nell'immensità della Via Lattea? E se sì, hanno forse cattive intenzioni verso di noi? Come se avessimo bisogno di altre minacce. Beh, divertiamoci a immaginarlo. Molti studiosi hanno analizzato la storia umana e le azioni intraprese dalle nostre civiltà. Non ne usciamo molto bene, diciamo. Supponendo che gli invasori spaziali siano come noi, possiamo fare due calcoli, o meglio, gli studiosi li hanno fatti, ed è emersa la possibilità che esistano quattro civiltà malvagie nella Via Lattea. Quattro civiltà che ambiscono al dominio intergalattico o qualcosa che gli assomigli. Civiltà forse molto avanzate tecnologicamente o che si divertono un sacco con i videogiochi, quantomeno. Per capire il livello di queste civiltà, e quindi cosa aspettarci, esiste una scala di valori. Si chiama la scala di Kardashev e teorizza le possibili capacità di una civiltà aliena. Divisa in tre livelli, la scala si basa sulla quantità di energia che una civiltà riesce ad utilizzare, indicandone quindi il livello tecnologico. Tutto questo a patto che riescano a comunicare a livello intergalattico. Insomma, degli alieni che usino piccioni viaggiatori spaziali sono esclusi. Tipo 1, una civiltà capace di sfruttare tutta l'energia della sua stella, o almeno la parte di essa che interessa il loro pianeta, magari con pannelli solari. Tipo 2, la civiltà riesce a usare tutta l'energia della stella estraendola direttamente, come con una sfera di Dyson, un'ipotetica struttura capace di incapsulare una stella. Infine, il tipo 3, una civiltà in grado di sfruttare l'energia prodotta dall'intera galassia, quindi non solo delle stelle, anche dei buchi neri, come quello gigantesco che esiste nella Via Lattea. La scala ci aiuta a immaginare civiltà aliene usando il metodo scientifico. La Via Lattea ha un'età stimata di 13,6 miliardi di anni. Noi Homo sapiens siamo in giro da circa 200.000 anni e sulla scala non saremmo ancora nemmeno di tipo 1. Fa paura immaginare una civiltà aliena che ci abbia superati. Tra l'altro il nostro progresso è stato lento. La Terra ci ha messo del suo, trovandosi in un ramo molto periferico della galassia. La logica ci dice che ipotetiche civiltà più progredite debbano trovarsi al centro della galassia. Ma quanto è alta la probabilità che esistano esseri intelligenti nella galassia? Beh, con tutti i cataclismi e le estinzioni di massa accadute sulla Terra, è un miracolo che la vita esista ancora. Forse questo ci rende unici? Ci sono almeno 100.000 miliardi di stelle nella galassia e qualcosa come 200 miliardi di pianeti. Di questi ne conosciamo 300.000 potenzialmente in grado di ospitare forme di vita. Tra questi esopianeti potenzialmente abitabili, possiamo forse individuare quelli su cui potrebbe vivere una civiltà ansiosa di contattarci? Difficile, se non impossibile. L'equazione di Drake può aiutarci a tirar fuori almeno un paio di numeri su cui basarci. L'equazione si basa sul numero di pianeti potenzialmente in grado di ospitare forme di vita intelligente e avanzata. Un numero enorme, calcolando quante stelle e quanti pianeti esistono. Partendo da qui, riduciamo il campo ai pianeti entro la zona abitabile della loro stella. La cosiddetta zona riccioli d'oro, ovvero né troppo lontana né troppo vicina alla stella. La distanza giusta. Riduciamo poi ulteriormente il numero di pianeti a quelli nella zona abitabile in grado di supportare delle forme di vita. E da qui facciamo un altro passo verso il calcolo delle probabilità che su quei pianeti esistano esseri intelligenti abbastanza da poter comunicare. I criteri sono complessi e l'equazione ancora di più, quindi semplifichiamo. Il risultato, o meglio la stima? Almeno 100 milioni di pianeti possono ospitare civiltà avanzate. Ma come insegna la turbolenta storia della Terra, anche questi pianeti potrebbero aver avuto guai. Eventi catastrofici che devono entrare nell'equazione. Asteroidi, tempeste solari, vulcani, supernova. Oppure civiltà che distruggono se stesse con la tecnologia, come intelligenze artificiali o nanorobot. O ancora, civiltà che sfruttano le risorse naturali fino ad esaurirle o atti di pura stupidità. Se consideriamo tutto questo, l'equazione ci dà un risultato finale di 15.000 potenziali civiltà aliene. Ma cosa potrebbero mai volere da noi? La Terra è ricca di abbondanti risorse che altrove potrebbero essere molto rare, ricchezze pronte ad essere estratte e raccolte.
Una a caso? L'acqua, che sulla Terra è presente in quantità inaudita, o l'idrogeno, utile come propellente. Tutte sostanze non rare nella galassia possono essere estratte anche da altri sistemi stellari o da asteroidi. La nostra tecnologia potrebbe far gola a queste civiltà. Sulla Terra ogni popolo ha prodotto innovazioni per la propria cultura, che poi si sono rivelate utili all'umanità intera. Le civiltà aliene, però, potrebbero aver seguito percorsi completamente diversi. Forse non hanno mai scoperto l'utilità di certe invenzioni umane, tipo il karaoke. Lo stesso dicasi per le scienze applicate, che gli alieni potrebbero aver sviluppato in condizioni ambientali del tutto diverse. La loro scienza sarebbe basata su quello, quindi la nostra potrebbe integrarla con nuove conoscenze. E poi c'è la più grande anomalia di tutte, quella che rende la Terra così unica: la vita. Agli alieni potrebbe far comodo un pianeta già pronto ad essere colonizzato, anziché faticare su chissà quale altro pianeta ostile. Quindi perché no? La Terra sarebbe un comodo avamposto o luogo di villeggiatura. Anche i conquistatori galattici devono riposarsi un po' ogni tanto. Per nostra fortuna non verrebbero qui per mangiarci e probabilmente non mangerebbero nulla di ciò che cresce sulla Terra. In caso contrario, dovrebbero essere creature di anatomia e biochimica molto simile alla nostra. Difficile. Meno male. Più probabilmente sarebbero ansiosi di eliminare qualsiasi potenziale concorrenza. Per loro la più grande minaccia sarebbe un'altra civiltà in grado di sfidare il loro dominio. Ma prima di andarci a nascondere da questi alieni cattivi, ricordiamoci che stiamo ragionando in termini umani. Forse gli alieni mancano o hanno superato tutte le nostre emozioni. Ad esempio, potrebbero non comprendere la rabbia o la competizione. Esseri evoluti senza emozioni. Potrebbero provenire da un pianeta dalla storia così diversa dalla nostra, più pacifica, che i cattivoni saremmo noi. Ma forse potrebbero mancare anche di empatia e di tutte le nostre emozioni positive. Speriamo invece abbiano solo quelle. Ad ogni modo, l'incontro ravvicinato è estremamente improbabile, date le enormi distanze nella galassia. Ci vogliono migliaia di anni persino per raggiungere la stella più vicina a noi. Il veicolo più veloce costruito dall'uomo è la sonda Galileo, che viaggia a 170.000 km/h, il che significa che impiegherebbe 72.000 anni per arrivare ad Alpha Centauri, la stella più vicina al Sole. Una nuova sonda a guida laser potrebbe viaggiare ad un quinto della velocità della luce e giungerebbe ad Alpha Centauri in soli 20 anni. Ciò non toglie che la Via Lattea è ampia qualcosa come 105.700 anni luce. Persino viaggiando a velocità luce, gli alieni impiegherebbero centinaia di migliaia di anni per andare da un capo all'altro della galassia. Con distanze così enormi e così poche possibili civiltà avanzate, l'unica possibilità di contatto sarebbe il viaggio interstellare. Per giungere a tanto, però, bisogna considerare che più grande è la massa da accelerare, più energia serve. Quindi nessun veicolo gigantesco potrebbe farcela. Potrebbero invece giungere qui da noi su una piccola sonda, a patto di riuscire ad infrangere le leggi della fisica. Ma forse sono già qui? Ad osservarci? O a guardare serie su Netflix? Considerando il livello di progresso tecnologico necessario, la probabilità di specie intelligenti si abbassa da 15.000 a solo 2. Quindi c'è una probabilità dello 0,01% che degli alieni malvagi ci facciano visita. Se sono al corrente della nostra esistenza, se vogliono qualcosa da noi, impiegheranno comunque migliaia, se non milioni di anni per arrivare. Quindi relax, metti un altro video del lato positivo magari.